Ciao Rosalba, grazie per essere qui con noi. Ti presento brevemente, tu sei un dirigente veterinario del Ministero della Salute, oggi sei impegnata nel volontariato e sei il nostro responsabile scientifico, ma nella tua attività professionale sei stata per molti anni coordinatrice della Task Force Ministeriale per la tutela degli animali, sei stata garante per i diritti degli animali del Comune di Roma, insomma, c'hai una grande esperienza in tema di tutela degli animali. E ti abbiamo invitato perché vorremmo farti alcune domande, insomma, vorremmo avere un confronto con te, soprattutto sul tema randagismo, che è ovviamente è un tema che ci interessa particolarmente. Qual è lo stato dell'arte in Italia sul randagismo? Innanzitutto, grazie Michele, buongiorno a tutti. Sono molto contenta intanto di far parte del mondo del volontariato e di dare il mio contributo alla causa comune. E mi fa piacere appunto partecipare a questa importante iniziativa. Sì, effettivamente la tematica del randagismo è una tematica ancora molto attuale in Italia, perché purtroppo è vero, siamo a circa 30 anni, quasi, insomma, mancano pochi mesi al 30° anno dell'emanazione della legge 281 del 91, e ottima legge, considerata appunto da tutti a livello nazionale e internazionale, un'ottima legge dal punto di vista soprattutto etico, perché ha sancito dei principi fondamentali come il divieto di uccisione degli animali randagi catturati e portati nei canili, che hanno stati la prima nazione al mondo a sancire questo principio fondamentale, proprio il riconoscimento della dignità e del valore della vita dei nostri amici animali, soprattutto appunto dei cani e dei gatti, degli animali d'affezione. E purtroppo dobbiamo dire che a 30 anni però da questa grande legge la situazione in Italia non è ancora delle più rosee, perché io mi sono occupata, come hai detto tu poc'anzi, per tanti anni del contrasto al randagismo ai canili Lager, ma la situazione è più o meno stazionaria nel nostro paese. Ancora ci sono delle realtà, delle regioni in cui il randagismo è lungi dall'essere risolto, anzi viene spesso alimentato da un business che è quello proprio dei canili. E quindi forse a questo punto dovremmo rivedere un pochino la situazione lì nel nostro paese, le nostre autorità competenti, la parte politica dovrebbero rivedere anche la legge alla luce della situazione attuale. Quello che non ha funzionato in realtà è essenzialmente la scarsa applicazione in alcuni territori dei principi enunciati dalla legge, perché laddove invece la legge è stata applicata correttamente, non ti dico che la situazione è completamente risolta, ma sicuramente ci sono delle divergenze sostanziali tra quelle che sono le regioni, essenzialmente del nord dell'Italia, dove la legge è stata comunque sufficientemente applicata, e le regioni del centro e del sud, dove molto spesso l'applicazione è stata carente o del tutto assente. Quindi sicuramente forse bisognerà sì, mantenere i principi fondamentali della legge, però potenziare quella che è l'attività incisiva di controllo sulla sua applicazione e prevedere delle misure anche a livello sanzionatorio, anche per gli enti inadempienti dell'applicazione della legge. Perché comunque non è vero. Molti dicono: vabbè, ma con tutti i problemi che abbiamo in Italia, diciamo, questo è un problema marginale. In realtà non è un problema marginale. Intanto perché un paese civile non può vedere la presenza di tanti animali randagi sofferenti e maltrattati sul territorio o all'interno dei canili. E poi perché il problema del randagismo crea tutta un'altra serie di problematiche che hanno una forte influenza sulla vita dell'uomo e sull'ambiente. Parliamo di problemi sanitari, problemi legati alla biodiversità, che appunto la presenza di cani randagi ha un impatto molto forte anche sulla biodiversità, cioè appunto la proliferazione di
agenti patogeni nell'ambiente, quindi ci sono tutta una serie di altri risvolti e di spese oltretutto ingenti per la pubblica amministrazione, quindi diciamo uno sperpero di denaro pubblico che si dovrebbe decisamente contrastare ed evitare. Perfetto, tutto molto chiaro. Hai detto, credo molto opportunamente, che questa legge è una legge che non è stata correttamente applicata, soprattutto nelle regioni del Meridione, ma i problemi che ci troviamo davanti, insomma, dei canili con una grandissima presenza di cani, spesso tenuti molto in condizioni pessime, e le tante inchieste che ci sono state, anche originate dalle attività che tu hai intrapreso quando eri a capo della task force, hanno dimostrato questo. Ma secondo te è solo un problema di scarsa applicazione della norma, o diciamo la norma, la legge quadro a 30 anni dalla sua entrata in vigore può essere proprio implementata? La mia sensazione è che questa legge si sia molto occupata di regolamentare l'ingresso dei cani randaggi all'interno dei cani, o meglio, delineare il percorso attraverso il sanitario e poi il rifugio che deve poi seguire il cane che viene prelevato dalla strada. Sulla fase di uscita dal canile, cioè quindi diciamo ciò che riguarda le adozioni, la mia sensazione è che questa legge sia carente, no? Una maggiore attenzione sulle adozioni, secondo te, è necessario proprio anche a livello legislativo, nazionale, per promuoverle effettivamente, cioè per dare ulteriori strumenti per la promozione delle adozioni? Assolutamente sì, perfettamente d'accordo. Consideriamo appunto gli anni della legge, ovviamente si interveniva all'epoca, sì, difficile c'era, certo. Ecco, quindi diciamo che per l'epoca è stata veramente una grossissima innovazione, però è chiaro che poi è riletta alla luce di quella che è intanto l'applicazione reale sul territorio, ma anche l'evoluzione della società e la presa di coscienza di determinate situazioni. Quindi sicuramente le lacune della legge vanno colmate, quindi se dovessimo oggi riscriverla è chiaro che andremmo a colmare quelli che sono i vuoti normativi, ce ne sono diversi oltre a quelli che hai detto tu. Sicuramente un vuoto importante è proprio quello della regolamentazione delle adozioni, delle modalità di adozioni, dei controlli sulle adozioni, ma anche la stessa diciamo differenziazione tra canile sanitario e canile rifugio. In realtà nella legge 281 non c'è, sono state le leggi regionali che in alcuni casi hanno rimarcato la differenza, e a livello nazionale facemmo all'epoca, insomma qualche anno fa, dei chiarimenti con delle linee guida, però effettivamente sulla legge non è così chiaro che cos'è il canile sanitario, che cos'è il rifugio, come va gestito l'uno, come va gestito l'altro, lo scopo reale dell'uno e dell'altro, perché poi il canile sanitario ha una funzione di tipo di sorveglianza epidemiologica e di primo intervento, ma deve essere limitata a questo, e poi lì ci deve essere poi il passaggio nei rifugi degli animali, se non vengono dati subito in adozione, che devono avere delle precise funzioni, delle precise caratteristiche. Molti canili, molti rifugi oggi sono strutturati come se fossero dei sanitari, e quindi la vita e il benessere degli animali all'interno non è sicuramente garantito. Perché su questo sono dei principi che devono essere dati, assolutamente sì, che mancano in effetti. Ma poi un'altra sensazione che ho io, ma questo è un tema che veramente non si può risolvere con una discussione così breve come quella che stiamo avendo, è che comunque la legge dà la possibilità ai comuni di gestire direttamente o in convenzione con associazioni private queste strutture, ma questo di fatto ha finito per far sì che siano quasi sempre i privati che hanno una certa diciamo, organizzazione di tipo economico a gestire un'attività che in realtà ha anche dei risvolti sociali importanti, e quindi un po' come se si fosse privatizzato un intero settore, dove invece il pubblico, cioè l'intervento
da parte dell'amministrazione pubblica doveva essere forse più importante, ma questa è un'altra, quindi un'altra sensazione. Cioè, un grande capitolo richiederebbe sì, veramente un approfondimento e molto più tempo di discussione. Sicuramente la legge prevedeva appunto che fossero i comuni singoli associati a realizzare. Perdona se ti interrompo, anche su questa possibilità che è stata data dalla legge, ovviamente io spesso mi sono trovato anche a riflettere su questo, perché nel dare la possibilità ai comuni di realizzare queste strutture in modo da singoli oppure associandosi con altre strutture, spesso c'è stata la tendenza anche per un risparmio iniziale a mettersi insieme, però questo ha favorito anche la nascita di mega strutture, di mega canidi, quando invece forse si potrebbe oggi cominciare a lavorare, ma veramente non solo come dichiarazione di intenti, cioè sul concetto del canile cittadino, del canile a portata di cittadino, però ovviamente se la legge allo stesso tempo ti dà la possibilità di associarti ad altri comuni, di darli in convenzione a un privato, cioè di fatto questa possibilità non prende sì, niente. Vedi, ma è quello che dicevamo prima, in realtà la legge per l'epoca virtuosa, innovativa, eccetera, è chiaro che va anche rivista alla luce di quella che poi è stata l'evoluzione della società e soprattutto le aberrazioni che ha creato, perché poi le finalità della legge erano buone, erano mirate al benessere degli animali e non sicuramente chi l'ha pensata non avrebbe mai immaginato che avrebbe dato luogo alle mega strutture canili e al business dei canili, ma era pensata proprio per rifugio, per far stare bene temporaneamente l'animale recuperato sul territorio senza proprietario, ma con la finalità appunto di trovargli una nuova casa. Però poi se le cose non vengono ben delineate, non vengono date delle regole precise, purtroppo poi c'è poi la varietà sul territorio dell'applicazione e la possibilità di creare questi che appunto tu hai definito appunto le mega strutture, diciamo i mostri della situazione, e quindi laddove la legge pensava al benessere degli animali, in realtà ha come conseguenza avuto il maltrattamento degli animali in molti casi. Poi tante volte noi come associazioni siamo stati anche contattati per dei casi, ad esempio, di cani di quartiere, cani che di fatto erano accuditi da persone, specialmente nei piccoli paesi, che poi a seguito di segnalazioni sono stati catturati, sono entrati in quel circuito dei canili, no? E soprattutto quando si tratta di cani anziani, di grossa taglia, si sa che insomma sono difficilmente adottabili. Abbiamo avuto casi in cui sono costituiti comitati cittadini per chiedere la reimmissione sul territorio di questi animali, no? E anche su questo pensavo che anche se la 281 non esclude la possibilità, anzi insomma la possibilità delle reimmissioni sul territorio è consentita dalla legge, ma forse anche su questo si dovrebbe lavorare un po', anche per nell'ottica di favorire un corretto rapporto uomo-cane. Allora sì, il discorso del cane libero accudito, cane di quartiere, in realtà non è previsto dalla legge 281, che non li menziona proprio, ma infatti io dicevo non è escluso, le leggi regionali. Esatto. Non è escluso, ma non lo menziona proprio, probabilmente quando è stata fatta la legge questa figura di cane di quartiere non è stata presa in considerazione. L'hanno presa in considerazione alcune leggi regionali, la legge della Regione Lazio, per esempio, della Regione Sicilia, però anche lì andrebbero, come dici giustamente tu, stabiliti dei principi generali, perché poi si passa da quello che è il cane di quartiere. In alcune regioni sembra che quello sia la risoluzione del randagismo, in realtà non è così, perché certo, devono essere alcuni soggetti che hanno determinate caratteristiche, dove c'è qualcuno che se ne occupa, ben integrati nel territorio, dove si instaura appunto la corretta relazione uomo-cane. Non deve essere la scappatoia per nascondere le inadempienze delle istituzioni. Quindi sicuramente andrebbe previsto nella nuova 281 e andrebbe però regolamentato in maniera corretta dal punto di vista etico e scientifico.
Un'altra cosa che volevo aggiungere sulla, diciamo, scarsa applicazione della legge è legata alle mancate sterilizzazioni, alla mancata anagrafica di tutti i cani di proprietà, perché quelli sono poi altri due grossi problemi che vanno ad alimentare il randagismo, all'educazione nelle scuole. Quindi quello che è l'insegnamento del rispetto degli animali e della corretta relazione e del possesso responsabile, che sono fondamentali affinché si riduca la problematica del randagismo, si rispettino gli animali e si educhino le nuove generazioni, ma di conseguenza anche gli adulti, a una tutela e a un rispetto dell'essere vivente. A qualunque specie appartenga. Parole condividiamo in tutto pienamente. Ma ascolta, prima stavamo facendo insieme riferimento alla tua precedente esperienza come coordinatrice della task force ministeriale sulla tutela degli animali. Come hai Bellissima trattato? esperienza, quanto abbiamo Volevo chiedere lavorato. qualcosa su questa esperienza, cioè come insomma, bilancio delle attività fatte, quello che ci puoi dire sulle iniziative che hai messo in campo in quella tua veste. Guarda, quegli anni che sono andati in effetti vabbè, la task force è stata istituita dall'allora sottosegretario Francesca Martini nel 2010, ma già da un anno e mezzo circa avevamo iniziato una forte attività di controllo sui canili, che è andata avanti, diciamo, fino al 2013 in maniera molto intensa. Ed è stato un periodo, devo dire, molto molto bello, costruttivo, faticoso, a volte anche molto triste perché abbiamo visto delle cose, poi le abbiamo viste insieme anche Grazie. a voi, a Piera Rosati, anche a te Michele, insomma, abbiamo visto delle cose veramente agghiaccianti, ma abbiamo avuto anche la soddisfazione di salvare tanti animali e soprattutto far vedere che c'era un'istituzione presente e che controllava, perché è importante questo, il controllo poi delle realtà territoriali. Non si può comunque non monitorare quello che succede sul territorio anche in questo settore. La legalità deve essere comunque garantita per i cittadini e per gli animali presenti in ogni regione d'Italia, e quindi è giusto che ci sia comunque chi verifica, diciamo che sia lì e faccia presente quando c'è qualcosa che non va. Io mi ricordo anche gli interventi, per esempio, su tanti sindaci quando emanavano delle ordinanze non conformi a quelle che erano le disposizioni di legge, le cosiddette, per esempio, ordinanze a fama randagine. Abbiamo contrastate tantissime e appunto, come istituzione siamo riusciti a farle revocare perché erano illegittime rispetto alla normativa nazionale. Quindi diciamo che quella è stata per me un'esperienza molto positiva, al di là della mia esperienza personale, le mie gratificazioni, ripeto, personali, ma proprio perché abbiamo avuto un contatto continuo, diretto con le associazioni, con i cittadini e con le istituzioni che avevano voglia di fare e avevano bisogno di un supporto. Quindi è un'esperienza, secondo me, che andrebbe ripresa, ripetuta, cioè il nostro paese ha bisogno forse anche di queste cose e quindi speriamo per il futuro che si continui oddio, speriamo che migliori la situazione anche per un miglioramento della consapevolezza e della responsabilità dei cittadini e delle istituzioni, perché sarebbe l'ideale che non ci fosse bisogno, no, di un organo di controllo. Però finché la situazione non diventa più rosea, forse un organismo di controllo avrebbe la sua ragione di esistere. Benissimo, grazie, grazie veramente di cuore Rosalba, è stato un intervento molto prezioso il tuo e speriamo di rivederci presto di persona quando queste limitazioni, queste difficoltà insomma, Queste di difficoltà spostamento stanno, sì. saranno un lontano passato, ci auguriamo presto. A presto Benissimo, a allora. presto, grazie, Ciao. grazie di tutto, ciao. Ciao.